Benvenuti alla quarta intervista di Operazione Carriere 2021. È l'ultimo incontro questa sera con la professoressa Carlotta De Franceschi. Una serie di incontri con personaggi del mondo accademico e imprenditoriale che ci hanno aiutato gli studenti a capire quali sono le strade, le strategie da percorrere per l'inserimento nel mondo del lavoro oppure la continuazione degli studi universitari. Io voglio ringraziare questa sera a nome di tutti questi quattro formidabili relatori e a nome del Rotary vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Seguite sul nostro sito operazionecarriere.it gli aggiornamenti e dateci il vostro feedback. Ragazzi, poneteci i quesiti, vi risponderemo al più presto. Grazie. A mia volta, ben ritrovati e buonasera a tutti. Lo ha detto Luca poco fa, effettivamente scegliere, quando si tratta di scegliere alla fine del percorso formativo della scuola superiore, si tratta di scegliere che strada intraprendere, non è così semplice. Un tempo, lo dico io che non sono giovanissimo, era particolarmente più facile perché c'erano meno scelte e paradossalmente perché, come dire, il preoccuparsi di che cosa sarebbe accaduto dopo in termini di lavoro non era effettivamente una preoccupazione, perché il lavoro era relativamente facile e semplice da trovarsi. Oggi le cose sono diverse, oggi bisogna mettere insieme, combinare gli aspetti, come dire, di motivazione, di desiderio di realizzare un proprio sogno, una propria aspirazione, ma tenere conto anche di quello che effettivamente è possibile poi ottenere dal punto di vista della realizzazione professionale. Per parlarne quest'oggi abbiamo la professoressa Carlotta De Franceschi, che è cofondatrice e presidente di Action Institute, un think tank, un serbatoio di pensiero, anche se so che lei preferisce chiamarlo un serbatoio di azioni e non di pensiero. È un serbatoio di pensiero, diciamo, un istituto di fama internazionale che propone soluzioni per incrementare la competitività dell'Italia. Già in passato docente alla Columbia University e in precedenza consigliere economico del Presidente del Consiglio. Grazie davvero per essere qui con noi, professoressa De Franceschi. Grazie a voi. Bene, comincerei con una domanda che contiene al suo interno una contraddizione e un apparente paradosso. L'Italia purtroppo è ancora uno dei paesi con il minor numero di laureati, eppure anche in questo drammatico 2020, anno nel quale si è assistito a una frenata, ho letto dei numeri recentemente del 30% addirittura nei programmi di assunzione delle imprese, sono dei dati di Unioncamere di gennaio 2021, qualcosa che in valore significa quasi 1,5 milioni di contratti in meno, quindi una cifra davvero importante, enorme. Ebbene, anche in questo drammatico 2020, dicevo, cresce ancora la difficoltà da parte di molte imprese nel reperire alcuni profili professionali. Questo a causa della mancanza, così sembra, di candidati o con la preparazione adeguata. È davvero un paradosso perché abbiamo meno laureati, molti di questi non trovano lavoro oppure sono sottoccupati, eppure molte imprese continuano a lamentare la difficoltà a reperire laureati o comunque specialisti con competenze appropriate. Come si spiega questo mismatch tra domanda e offerta dal suo punto di vista? No, io credo che ci siano due fattori. Il primo, purtroppo, io ho un dato vecchio, ma credo che sia cambiato relativamente poco, è che appunto noi laureiamo meno magari di altri paesi, comunque laureiamo una composizione di la composizione anche dei laureati è non sempre adatta a trovare impiego nel mercato del lavoro. Io ho un dato del 2015, mi pare. Il 23% dei laureati italiani erano laureati in quello che vengono chiamate humanities e giornalismo, quindi scienza delle comunicazioni, letteratura e magari anche potenzialmente lingue straniere. E sottolineo lingue straniere senza niente togliere, sono quasi conoscere una o due lingue straniere oggi è proprio il minimo indispensabile, come far di conto, no? Allora, questo lo dico, e io ho detto una cosa simile ad una conferenza qualche anno fa, e
sì, c'è stata la sollevazione popolare, come puoi tu discriminare tra, diciamo, tra titoli di studio, comunque tra lauree, no? Io ho fatto anche liceo classico, quindi per l'amor di Dio niente a togliere alle scienze umane, però effettivamente probabilmente sono anche c'è meno richiesta per questo tipo di profili, anche banalmente e non solo c'è meno richiesta per questo tipo di profili, bisogna anche un po' pensare questi tipi di profili, alcuni di questi profili se esisteranno, no, tra 10-20 anni. Io sto pensando adesso anche appunto perché c'era lo spacchettamento delle categorie, per esempio appunto il giornalismo, cioè il giornalismo in tutto il mondo è un mestiere che è in crisi, no? Proprio per il dilagare di blog, di una sovrapproduzione di informazione. Poi ovvio che le grandi firme rimarranno sempre, i grandi giornali rimarranno sempre, però anche i grandi giornali sono molto in crisi. Quindi direi problema numero uno è in cosa laureiamo le persone. E problema numero due, quando lei mi fa anche mi pone la domanda di difficoltà a reperire profili adeguati, e forse anche così si spiega anche perché appunto magari anche un numero non tanto positivo di laureati, credo che sia che noi abbiamo la composizione del tessuto economico italiano è costituita da imprese, da piccole e medie imprese, no? E non è detto che sempre abbiano bisogno di figure, magari, come posso dirvi, di appunto di laureati, in molti casi hanno bisogno di tecnici molto specializzati. Quindi credo che ci siano due temi. Uno, una mancanza di tecnici specializzati, diciamo di figure di persone che hanno preso percorsi tecnici di indirizzo vocazionale, e in Italia appunto al nord hanno funzionano abbastanza, al centro meno, al sud per niente, e una mancanza di orientamento nella fase di scelta dell'università, che porta poi le persone magari a prendere delle carriere che insomma non gli danno il background che poi viene richiesto dal mercato del lavoro. Poi torneremo su questo punto perché effettivamente è molto interessante, ma una sua osservazione mi porta a farle una seconda domanda legata sempre a dei dati statistici. Ho visto che ci sono dei dati OCSE che dicono che effettivamente c'è questo mismatch, no? Ma paradossalmente questo mismatch non è soltanto tra come dire, la domanda del lavoro e persone che sono sottopreparate, diciamo, ma paradossalmente c'è anche circa un 20% di laureati che sono sovrapreparati, cioè sostanzialmente che non trovano lavoro perché il lavoro che loro cercano è non è esattamente quello che viene offerto dal mercato, quindi sono talenti, diciamo, che però non trovano poi lo spazio nel nostro tessuto produttivo. Ed è curioso, come lei diceva, legato al fatto, non curioso, ma potrebbe essere proprio legato a questo mismatch tra anche la tipologia di imprese. Cosa succede? Perché questi talenti alla fine spesso decidono di andare all'estero, no? Di trovare lavoro all'estero, e qui c'è anche un problema retributivo, no? Perché effettivamente poi non tutti trovano soddisfazione, non solo dal punto di vista della, come dire, delle aspettative, ma anche dal punto di vista economico. Come giudica questo? Cioè effettivamente questo, come dire, sembra che il sistema della formazione non sia adeguato in entrambi i sensi, no? O prepara troppo poco o prepara troppo rispetto a quelle che sono le reali aspettative. Come mai c'è questa distanza tra, come dire, tra il sistema formativo e in realtà le imprese? E come si può ovviare, secondo lei, a questo veramente doppio paradosso? Allora, guardi, io intanto credo che ci sia stato in Italia per da sempre, dal secondo dopoguerra in generale, una politica gravissima, e la politica è stata, perdonatemi, di creare posti di lavoro e non di creare competenze. Quindi quando lei all'inizio ha detto, quando io ero giovane e mi sono approcciato all'università, non era un problema trovare lavoro, certo, però abbiamo anche, secondo me, disabituato, quindi anche la generazione genitori che adesso aiutano i figli a scegliere le carriere,
secondo me non sono stati un po' drogati da quella che è stata la politica in Italia di non creare competenze ma creare posti di lavoro, ossia si trovava lavoro nel privato, spesso ci sono aziende appunto, devo dire, anche magari relativamente piccole, anche il sistema bancario, se lei lo vede, perché comunque è stata all'interno del privato, era un sistema quasi misto, parapubblico, devo dire la maggior parte della politica è stata quella di delle assunzioni, basta pensare a tutte queste filiali, però veramente poche, io penso solo, sto pensando adesso nella storia d'Italia, una sola, una o due banche forse creavano veramente competenze, sto parlando ancora di 20 anni fa, no? E poi il pubblico, quindi il pubblico andava ad assorbire tutto quello che non veniva assorbito nel privato. Quindi siccome c'è un problema proprio di fondo, che in questo paese innanzitutto non c'è, infatti non c'è veramente premio per la competenza. Quindi quando lei mi fa il discorso del salario, del com'è che vengono pagati così, non c'è un vero premio per la competenza. Quindi è naturale che non essendoci un vero premio per la competenza, non essendoci neanche forse un apprezzamento per la competenza, questo glielo dico perché se noi abbiamo nel think tank, l'hai citato, noi abbiamo Michael Spence nel think tank, ha vinto il premio Nobel, la teoria del signaling dei contratti, ha utilizzato proprio il titolo di studio, cioè il titolo di studio segnala all'interno del curriculum che tu hai delle competenze e quindi a parità, cioè a maggior titolo di studio corrisponde a parità di condizioni, migliore o maggiore retribuzione. Questa non c'è evidenza di questo in Italia, non c'è evidenza che ci sia un premio per il titolo di studio e probabilmente non c'è neanche vera evidenza che ci sia un premio per competenze, perché come dice lei ci sono è impressionante che ci siano un mismatch 20% di sovraqualificazione. Okay. Quindi mi pare quasi normale che se ci sono dal punto di vista dello studente che è sovraqualificato o rimane dov'è e quindi rimarrà molto frustrato oppure magari emigri e venga anche diciamo pagato, trovi migliori lidi. Io credo che sia difficile ci sono due cose direi distinte. La prima che noi abbiamo il sistema delle piccole e medie imprese è difficile per sua natura, essendo un'impresa piccola che assorba tantissimi sia laureati che figure che possono avere più un taglio di una carriera manageriale rispetto magari a carriere tecniche, no? Proprio per loro natura, perché non puoi avere 1000 teste ben pensanti. E al tempo stesso la piccola media impresa non è il luogo ideale probabilmente per fare training, quindi quando lei mi dice questi ragazzi che emigrano cosa dovrebbero, o questi laureati, sia gli studenti che vanno, io ho lo studente che si appresta ad andare all'università, direi cerca il miglior training e cerca forse anche la migliore piattaforma che ti permetta poi ad avere un training on the job, no? Quindi che ti permetta di andare in una realtà che ti faccia formazione. E le realtà piccole, siano fluide, che siano startup, che siano piccole e medie imprese, sono realtà strutturate dove secondo me insomma è difficile che si possa fare vera formazione. E le grandi imprese italiane sono tutte imprese, perdoni, fortemente italiane, non sono campioni, non può prendermi l'Eni e Enel, gli unici due casi, no? Però in generale campioni internazionali di successo. Sono realtà estremamente italiane. Questo cosa vuol dire? Che non c'è grande circolazione di talenti e che purtroppo noi alla fine sono realtà estremamente insulari, quindi anche quando si parla di training, alla fine i primi anni di formazione sono quelli che ti danno l'imprinting, non tanto sia anche sul contenuto delle cose, ma un po' anche sull'università, su come fare le cose, no? Questo chiaramente crea un sistema dove noi saremmo, non è che non è le persone che hanno qua in Italia, che hanno un talento loro, che sono magari molto intelligenti o molto in gamba, però io quello che trovo è che sono sempre un po' in media meno formate e questo è quanto più evidente più la carriera si protrae. Qua se vedete in posizioni di apicali in Italia sono persone estremamente anche anziane, no? È tutto un pochino legato. Io credo che un giovane che naturalmente sia magari in quel 20% più competente e abbia la possibilità di andare in un ambiente dinamico dove viene pagato meglio, viene anche magari formato meglio, naturalmente va dall'estero. Questo chiaramente poi è un problema di
è un gravissimo problema, diciamo, per il sistema paese. Però dovremmo anche porci delle domande, perché a volte noi con le politiche pubbliche poi orientiamo anche le grandi aziende. Se per esempio lo Stato decide di tagliare fondi alla ricerca, di cui beneficiano anche le aziende private, allora le aziende private internazionali magari decidono di chiudere il luogo in cui si fa R&D. Cioè, il problema è che lei mi fa, giustamente, perché questo speciale è rivolto agli studenti, però a me verrebbe quasi da farlo ai policy maker, ma noi dovremmo anche domandarci, per pagare le persone, per dare un lavoro di dignità, ma soprattutto stimolante alle persone, e per poter continuarle a pagare e pagarle anche bene, bisogna che il lavoro sia creato, cioè che si crei il valore, sia il valore aggiunto. Valore aggiunto si crea generalmente nelle funzioni di ricerca, di strategy, dove c'è contenuto. Se alla fine le grandi aziende in Italia, straniere, vengono qui solo per fare vendita, vendere prodotti, per aggredire la domanda, lo dico per aggredire in senso buono, cioè in senso tecnico, la domanda interna, e non per creare valore aggiunto, allora saremmo lasciati con i lavori domestici. E sono comunque per lo più lavori dati dalle piccole e medie imprese. Chiaro, vediamo adesso, visto che dobbiamo comunque cercare di dare un'indicazione ai nostri giovani, anche farli uscire un po' da questa situazione difficile. Credo che lei si riferisse poco fa a quella suo intervento che aveva fatto a un convegno di Genova, che doveva forse davvero creato scalpore. Me lo sono andato a vedere qualche giorno fa, effettivamente molto interessante. Interessante soprattutto un punto che lei un po' provocatoriamente dice: bisognerebbe togliere il numero chiuso dalle facoltà scientifiche e paradossalmente mettere il numero chiuso nelle facoltà umanistiche, no? Che è provocatorio, ma in sostanza dice molto chiaramente dove bisogna investire di più, no? Anche in termini di formazione. E recentemente vedevo un altro studio ancora di Unioncamere che diceva proprio di questa carenza futura di laureati in Italia di quelle che si chiamano le discipline STEM, no? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Qual è la sua opinione? Cioè, se dovesse dare proprio un suggerimento agli studenti, effettivamente di muoversi in questa direzione, particolarmente oggi, cioè andare verso queste discipline come suggerito da lei in quel convegno e come anche i dati Unioncamere suggeriscono? Allora, guardi, io devo dirle, io darei due suggerimenti. Sicuramente sarei per orientare le persone nelle materie scientifiche se sono portati, perché non si possono neanche snaturare le persone. Io credo che lo sforzo che dovrebbero fare, se riescono anche i genitori a casa, perché penso che molti genitori, sa, se sono. Noi pensiamo che siano sempre ragazzi un po', come dire, perplessi, però penso che siano tutti un po' perplessi davanti alle sfide della globalizzazione. Allora, io credo che dovrebbe esserci uno sforzo a tre livelli. Bisognerebbe cercare di riuscire a fare un miglior esercizio di orientamento. Quindi, sì, non solo, è perché è un po' semplice dire andate tutti a fare ingegneria, biologia, matematica e così via. Bisognerebbe cercare di fare uno sforzo per capire veramente l'attitudine del ragazzo, però con le reali capacità del lavoro. E io penso che si dovrebbero addirittura sviluppare delle figure professionali in tal senso. Se questo non si può, credo che se riuscisse a prendere le grandi imprese, quasi fare una partnership con le scuole, in modo che possano andare e fare delle testimonianze, un po' come state facendo voi, state prendendo magari per lo più dal mondo accademico, però se si riuscisse a far venire degli esperti di tecnologia, degli esperti del mondo della salute e così via nelle scuole per dire quali possono essere le carriere. Quindi un tema di orientamento. Secondo, io credo che quello che sta mancando molto, ed è anche dovuto a questa quantità di informazione che ci inonda, lo sviluppo del senso critico, quindi quanto più si riesca a livello di liceo e di università a sviluppare senso critico e non sviluppare nozionifici, questo sarebbe davvero molto molto importante. Quindi io direi anche nella scelta delle università, al di là delle materie, cioè non è molto la differenza, non è che tutti gli atenei francamente sono uguali, e se i ragazzi riuscissero a un pochino a fare a volte un passo indietro, perché noi abbiamo un think tank, quindi prendiamo anche molti ragazzi giovani,
cioè l'esercizio di metterci qualcosa di originale, di metterci un pensiero, veramente di riflettere sulle cose, io mi vedo che un po' manca. Ma quello che manca soprattutto è soprattutto il training, anche a livello di università, di pensare ad avere un'idea. Cioè di avere un'idea e difenderla, con vedere i pro e i contro. Quindi proprio vedo che manca veramente pensiero critico, no? E io credo che il pensiero critico, la capacità di imparare, sono fondamentali. Quindi anche quando si va a dire vado a fare lo STEM, perché lo STEM ti dà dei mattoncini fondamentali di matematica piuttosto che di scienze, che servono moltissimo, come essere analfabeti se non hai un minimo livello di matematica al giorno d'oggi, ma lo stesso se non parli almeno un paio di lingue, no? Però io credo che il senso critico sia, e la capacità di continua di apprendere sia la cosa più importante, soprattutto in una carriera che per loro natura saranno discontinue, in cui le persone dovranno ogni tot anni veramente rimparare cosa devono fare. E questo, questo lo dico particolarmente perché devo dire, sta, e non sono molto d'accordo, c'è tutto questo trend di super specializzazione appunto a livello universitario di insomma, materie super specializzanti. E io trovo invece che una volta, per esempio, quando si facevano materie, magari si approcciava la materia in modo più generalista, però con maggior senso critico, fosse più utile anche per poter poi cambiare, cioè reinventarsi e cambiare. Io devo dire, le grandi scuole americane, non quelle appunto scientifiche, dove lei prende il titolo all'MIT magari di computer science, però se fa materie un po' più generaliste di management, sono le migliori scuole, sono molto generaliste. Quindi anche se non c'è una sola ricetta, quello che mi sento di dire è veramente fate uno sforzo, anche foste con, se parlo direttamente ai ragazzi, con i vostri amici, di fare un club dove prendete un argomento e lo sfaccettate, mi sembra quasi più utile che vi trovate una volta a settimana a prendere un articolo di giornale e me lo sfaccettate, uno prende la parte della difesa e l'altro la parte della, se vogliamo, dell'attacco a quell'argomento, piuttosto che magari prendere un titolo di studio super specialistico, però senza avere magari l'idea di perché si fanno le cose. Ecco, questo tema della specializzazione è molto interessante. Vorrei tornarci un attimo perché effettivamente ci sono un po' questi doppi pensieri, no? Da una parte c'è chi sostiene che la specializzazione è il valore principale, l'unico vero grande valore per il futuro, quindi creare dei professionisti super specialisti molto verticali, diciamo, no? Ci sono altri invece più orizzontalisti che quindi credono che invece bisogna, come dire, pescare da più competenze e metterle a fattor comune. Tra l'altro devo dire che proprio, come dire, per certi versi questa situazione della pandemia ha fatto emergere questa seconda come una posizione per certi versi vincente, no? Si è visto che di fronte a problemi molto complessi bisogna avere una visione piuttosto trasversale e non sempre il verticalismo diciamo aiuta. Io ho visto che diverse facoltà hanno cominciato a lavorare in questo senso. Ci sono le cosiddette lauree interclasse, cioè delle lauree in cui anche argomenti apparentemente lontani vengono posti a fianco, penso all'ingegneria biomedica, all'architettura del paesaggio e così via. Ci sono, come dire, tentativi anche proprio formativi che cercano di mettere insieme queste due competenze. Lei in parte ha già risposto, ma come vede questa formazione, da una parte appunto le discipline fortemente verticaliste, le altre invece più orizzontali anche dal punto di vista proprio della disponibilità degli atenei di offrire. Io ho visto che certe discipline, ad esempio ho citato l'ingegneria biomedica, è piuttosto popolare, cioè è cresciuta molto come interesse. È una strada giusta dal suo punto di vista questa della, come dire, di mettere insieme competenze diverse e cercare di farle lavorare per un comune obiettivo? Allora, guardi, a me piace molto in generale il modello di Columbia, non so se sia replicabile, però Columbia ha il primo anno tutti gli studenti che poi vanno a fare ingegneria fisica o cinese, fanno un primo anno. Il primo anno è l'anno core, dove studiano veramente storia, filosofia, delle materie anche molto, cioè una cultura generale, cioè gli danno una base di un anno solo, e penso che l'obiettivo lì sia di fare ragionare le persone su temi molto diversi. Deve anche sapere che fanno anche degli studi, anche il modo di risolvere i problemi
di figure molto quantitative rispetto a quelle manageriali, e includo anche l'ingegneria gestionale, nelle manageriali sono molto diverse, cioè uno procede molto per un modo di ragionare molto logico, l'altro un modo molto più intuitivo, no? Quindi le persone sono anche diverse generalmente, quelle che scelgono certe carriere, e per questo dico che non si possono snaturare. Io sono sicura, allora, sicuramente il valore della specializzazione o della preparazione ha un valore, non sto dicendo che non ce l'abbia, sicuramente non si può, cioè in Italia si sfocia dall'altro lato, no? Cioè, secondo me il problema è che in Italia spesso la gente è un po' arrangiata nella propria preparazione, cioè noi pensiamo che sono tutti molto improvvisati, che qualsiasi cosa tu la possa imparare anche se non hai nessuna competenza, anche se non hai studiato. Allora, quello no, quindi sicuramente no. Quindi un minimo di livello di avere i tasselli per poter navigare, la complessità, certo. Però penso che, ripeto, il fatto di poter avere accesso a materie diverse, a dover applicare l'intelligenza fluida a problemi diversi, il problem solving, aiuti molto, perché la flessibilità sarà una delle competenze chiave del futuro, senso critico e flessibilità. Io le vorrei fare l'esempio di economia, perché per me è molto più facile giudicare l'economia avendola io studiata e forse praticando. Allora, io noto che c'è sempre più una specializzazione all'ennesima potenza, chi studia finanza, sa di teorie delle opzioni reali, sa apprezzarti qualsiasi derivato e così via, no? Sarebbe veramente utile, le posso dire, saper, cioè va bene, è un quid che è abbastanza interessante da capire, saperla spacchettare la Black and Scholes, saperla spacchettare la teoria delle opzioni reali, magari anche no, capisci? C'è un livello di specializzazione secondo me non così utile, no? Sarebbe stato più utile che si spendesse tempo magari a risolvere anche problemi complessi di matematica con i quali puoi spacchettare qualsiasi modello, ok? Quindi questo secondo me non è così utile, soprattutto se quando fai i colloqui alla stessa, magari non alla persona che ha fatto finanza, però magari alla persona che ha fatto economia delle imprese pubbliche, economia degli organismi internazionali, che sa tutto sui trattati della Commissione Europea, però non sa magari, questa è una domanda che io faccio sempre ai colloqui, quindi le posso dire che 8 volte su 10 viene sbagliata, è la differenza tra credito o debito e capitale. Okay. Allora, se lei mi dice che uno che sta finendo non la laurea, il master, quindi ha già fatto quasi 5 anni di training, non gli è ancora chiaro la differenza tra debito e capitale, dopo che l'ha fatto in diritto commerciale, auspicabilmente in finanza, possibilmente in economia aziendale, cioè in tutte le materie dovrebbe averla affrontato, no? Però se gli fai la domanda su o la teoria delle opzioni o, non lo so, le posso dire, come si fa l'analisi delle politiche pubbliche in quattro diverse giurisdizioni e le sa rispondere, allora per me c'è un problema. Perché come si fa l'analisi delle politiche pubbliche, come si valuta un'opzione, può darsi pure, vabbè, magari la valutazione dell'opzione no, però certe cose andranno a cambiare, ha capito? Si potrà cambiare, ma se tu veramente non sai l'ABC, per questo dico il pensiero, delle nozioni di base, il pensiero critico, la capacità di applicare le tue competenze a problemi diversi, il punto è che non diviene neanche l'intuizione, cioè non è che non sa rispondere alla differenza tra debito e capitale, ma non nemmeno le categorie, cioè potrei pensare che uno deve rimborsare, l'altro no, potrei pensare al rischio, che hanno rischi diversi, potrei pensare che uno lo vado a prendere in banca, l'altro lo vado a cercare nel mercato, non lo so, capisci, ce ne sono mille, non c'è proprio un modo neanche di dire mi pongo delle domande per rispondere, per rispondere. E quindi io sono un po' negativa in generale sulla super specializzazione se non è accompagnata da un parallelo esercizio molto forte di capacità di sviluppare problem solving, di veramente avere giudizio critico, perché purtroppo prima o poi le persone che vogliono avere carriere anche molto, molto veloci, viene chiesto a queste persone di fare sintesi, non solo analisi, gli viene chiesto di prendere decisioni, e per prendere decisioni devi capire diverse cose, devi sapere analizzare i rischi, devi sapere analizzare i contesti e devi anche capire molto bene le persone. Quindi se l'obiettivo, perché immagino che stiamo parlando anche al Rotary, se l'obiettivo forse della domanda è voglio essere sicuro che alla fine della carriera avrò un lavoro,
Allora magari la risposta che le do io è sì, specializzati al massimo. Ok. Se voglio essere sicuro che da 20 anni dopo la laurea avrò un lavoro soddisfacente, allora la mia risposta non è specializzati al massimo. La mia domanda è: cerca intanto di capire cosa ti piace fare, compatibilmente con quello che, anche non so, quello che ti piace fare e dove ti porta veramente la tua indole, compatibilmente con i lavori che ci sono, ma ce ne saranno anche di diversi tra 20 anni, e lavora molto su saperti porre le domande, imparare in maniera critica, con giudizio critico e soprattutto sviluppando l'abilità di problem solving e la flessibilità. Prenditi tutti i mattoncini, servono per poi continuare ad imparare per i prossimi 40 anni, perché purtroppo credo che già la mia generazione non credo che andrà mai in pensione, ma quelli che devono andarsi all'università adesso saremo tutti in buona compagnia, ragazzi. Ecco, ma allora, rimanendo su questo tema molto interessante della specializzazione oppure dell'allargamento della visione, mi piace molto anche quello che lei dice: cerchi lavoro, cerchi soddisfazione nel lavoro, insomma, come se fossero due dimensioni che dovrebbero vivere insieme, ma effettivamente spesso non è così. Succede sempre di più che chi poi cerca lavoro si accorge che non è sufficiente essere ben laureati, occorre fare dei master, delle scuole, dei dottorati o cose di questo tipo. Anche qua si pone il dubbio, no? Ci sono appunto modelli che dicono che se tu ti laurei in una disciplina è bene che tu prenda un master in una disciplina diversa, proprio per allargare il tuo spettro di conoscenza. Altri invece ancora che sostengono il contrario, che devi prendere un master o un dottorato nella stessa materia per entrare ancora più in dettaglio. Tornando quindi un po' alla domanda di prima, intanto la domanda è: lei ritiene davvero necessario questo supplemento, chiamiamolo così, questo necessario supplemento di formazione? Una volta era sufficiente essere laureati e questo garantiva in qualche modo un facile inserimento nel mondo del lavoro. Oggi spesso i CV si guardano e si cerca e si vede che molti di questi non hanno fatto solo l'università, ma hanno fatto anche molto di più. La conoscenza della lingua straniera lei la dava per scontata e anch'io la do per scontata, ma non sempre poi è così scontata davvero. Ecco, come arricchire il proprio profilo, diciamo, di competenze, tanto se è necessario, e poi in che misura ancora, visto che siamo a un secondo livello di formazione, andare ancora più in profondità o a quel punto sì, magari dopo un primo processo di specializzazione, provare a allargare la visione? E allora, guardi, io su questo non ho veramente dubbi, nel senso, penso che allora, adesso non c'è neanche più il concetto di laurea, nel senso che ci sono i 3+2, no? Adesso non lo so, perché una volta la laurea era, quindi io do per scontato che più o meno le persone facciano 3+2, no? Perché era un po' quello che una volta, anche perché hanno un po' asciugato i programmi, e poi alla fine se vogliono fare la triennale in una materia e la specialistica in una materia adiacente o diversa, quello secondo me un poco importa. Magari nel master cerchi di dare un segnale al mercato del lavoro un po' più forte di quello che hai dato in triennale. Credo che il dottorato, francamente, il dottorato secondo me è un percorso o per chi fa ricerca o per chi fa accademia, quindi chi deve andare a lavorare in azienda, in finanza, nei servizi, in tech, a meno che poi non voglia, sa, in alcuni casi appunto in alcune attività di ricerca, nelle farmaceutiche oppure anche, sa, nel mondo del computer science, chiamiamolo, c'è bisogno di una specializzazione molto forte, e alcuni a volte fanno il dottorato quasi insieme, no? Cioè in parallelo al lavoro. Ma io quando guardo un CV, le dico la verità, le cose che secondo me sono più importanti, allora intanto sicuramente l'esperienza estera. Francamente io oggi, noi prendiamo molti ragazzi nel think tank, e quello che mettiamo come condizione, magari che non devono essere i laureati con 110, però devono essere persone che hanno fatto un'esperienza estera di qualsiasi tipo, che può essere di lavoro, di stage, piuttosto che di studio. Quindi quello sicuramente, anche perché siamo in un mondo sempre più globale. E io per esempio ho fatto un MBA, sono anche favorevole, magari possiamo anche discutere per quale motivo, a percorsi di formazione una volta che uno ha cominciato la carriera, no? Però il mio messaggio, se fosse, dovrebbe essere, se a un ragazzo sarebbe, cerca di cominciare il più presto possibile, di fare esperienze di scambio o professionali o di scambio con l'università, insomma,
accademiche. Ci sono molti dual degree adesso, quindi c'è la possibilità di fare la specialistica un anno magari in Italia, piuttosto che un anno magari a Parigi, piuttosto che un anno a Parigi e un anno, non lo so, in Cina. Ci sono moltissimi programmi che permettono di spacchettare il master, e secondo me quella deve essere proprio un'esperienza vita oltre che accademica, no? Di contaminazione in ambienti culturali internazionali, poi di cominciare a lavorare, diciamo, il prima possibile in luoghi che veramente ti diano una formazione, che abbiano il concetto dell'apprendistato. Di recente ha fatto molto scandalo l'amministratore delegato di Goldman Sachs, perché mentre molte banche d'affari stanno pensando di trasferire gran parte delle operation in smart working, lui ha detto no, assolutamente è un'aberrazione, perché la nostra cultura, la nostra industria è tutta basata sull'apprendistato. Allora io vorrei dire, ma la maggior parte dei luoghi che mettono il talento e mettono la persona al centro ragionano in questo modo. Cioè le persone neolaureate hanno veramente bisogno di essere in un contesto che li mette a contatto con, diciamo, dei maestri da cui vedono proprio come ci si, non solo come si fanno le cose, ma come si ragiona, come si organizza il lavoro, come ci si muove, magari che può essere davanti a anche all'esterno piuttosto che all'interno, come si gestiscono persone, come si gestiscono complessità. E quindi voglio dire, a me ha colpito molto che lui abbia parlato di questo in un luogo come Goldman Sachs, che comunque attira degli ottimi talenti, e mi ha fatto molto piacere che abbia usato la parola apprendistato, che è una parola che si usa magari non più nemmeno tanto. Ecco, io credo che tutto questo sforzo, io da laureanda cercherei da persona che entra al mondo dell'università, e di crearmi un percorso internazionale, e tutto l'esercizio deve essere per arrivare al primo lavoro, non perché è tra virgolette il posto, non perché sia per nulla il posto fisso, ma anzi perché deve essere il luogo dove tu ricevi la vera formazione, secondo me prima ancora dell'università. Cioè l'università ti deve dare gli strumenti per poter poi imparare più facilmente e continuare a imparare. Però i primi anni di lavoro, che siano i 2, 3, 4 anni fuori dall'università, sono quelli che veramente daranno l'impronta, se questa è la curva, la carriera, che può essere più o meno piatta, sono quelli che determinano la famosa slope, la tendenza. Bene, le faccio un'ultima domanda, una domanda che mi riporta un po' alla questione delle discipline scientifiche dell'area STEM, diciamo. Leggevo recentemente un documento del Politecnico di Milano che aveva fatto un'analisi di genere, dove risultava che, peraltro, al di là di alcune facoltà come architettura, come design, che sono ormai, diciamo, paritetiche in termini di studentesse e studenti, le discipline STEM, penso in particolare all'ICT, sono ancora fortemente maschili. E questo è un vero peccato, ed è uno stereotipo per certi versi, no? Questa visione che certi orientamenti di studio non siano femminili. E cosa si può fare, secondo lei? Che suggerimento darebbe alle studentesse in questo senso? Allora, in generale, io vi dico, sono studi, in generale le donne hanno un po' il complesso in tutte le giurisdizioni sulla matematica, hanno anche un complesso in generale di sapere meno di quello che sanno, no? Questo è vero nella matematica, è vero nella finanza, e quello che è un po' preoccupante dell'Italia è che questo gender gap si formi già nelle scuole, quindi è un po' una cosa un po', come dirvi, atipica dei paesi sviluppati, che già se misuriamo il gender gap già a 15 anni è evidente che ci sia. E purtroppo c'è stato uno studio, peraltro, di una ragazza che era un nostro fellow, che adesso peraltro insegna ad Harvard, ha somministrato iPad in 3500 scuole, e purtroppo è emerso che questo gender gap è proprio trasmesso dai professori a scuola, okay? Che hanno questa grave, se vogliamo, bias, questo grave proprio, come si può dire, ideologia, senza nemmeno saperlo. Questo che lei dice è molto vero ed è anche estremamente brutto. Io incoraggerei sicuramente le madri delle ragazze a cui stiamo parlando, perché sembra che appunto
il mitigant di questo problema era se c'era a casa una madre, poteva dare un, diciamo, essere un po' un simbolo, comunque dare un controbilanciare il messaggio che veniva passato a scuola. Quindi se c'era un modello a casa forte o comunque che faceva un po' di lavaggio del cervello per controbilanciare i piccoli gesti, perché non è che a scuola ti dicono le ragazze non sono brave, cioè, però sono tanti piccoli messaggi, magari il fatto che bravo il ragazzo, magari quando lo fa la ragazza non che bravo, capito? Quindi sono tante piccole cose che nel corso degli anni lasciano il segno, e non posso immaginarvi che segno lasciano in una società moltiplicati all'ennesima potenza. Quindi sicuramente chiederei alle madri di essere a conoscenza di questo problema e di fare un grande sforzo. E alle ragazze veramente posso dire, cioè, non abbiate paura. Quando c'è questa bella immagine, visto che siamo tutti molto social, andate a googolarvi questa immagine della la fearless girl, la ragazza senza paura, questo bellissimo statua di bronzo che è stata messa davanti al toro, davanti alla borsa di New York, lo guardava così con grande aria di fida, adesso l'hanno messa davanti alla borsa. Allora, non abbiate mai paura, questo lei dice che è un problema per la matematica, è un problema anche per la leadership, per poter andare anche avanti nella carriera e avere ruoli manageriali. Perché comunque la donna, prima di prendere la parola, vuole essere strasicura proprio per questo tema, che si sente un po', magari un po' insicura, ha paura di essere percepita come aggressiva se prende la parola. Io devo dire, sia nei percorsi di studio che nei percorsi di carriera, ragazze, siete bravissime e non sentitevi mai di meno di nessuno, perché veramente non vale la pena. Bene, grazie molto. Un'ultima cosa proprio a titolo di saluto, cosa si sentirebbe di dire, insomma, come messaggio, suggerimento, augurio a questi giovani e alle loro famiglie che devono tra breve decidere che strada prendere? Che suggerimento darebbe loro? Che augurio darebbe loro? Io credo, cercate di sentitevi veramente, fate quello che vi sentite, perché è sempre molto, penso che sia la scelta più difficile quella dell'università. Io vi faccio ridere, ma nel mio caso, io ho passato l'esame in Bocconi, mi ricordo i primi di settembre, e si poteva andare a lezione il 17 di settembre, ma non ci si poteva iscrivere prima del, o si poteva iscriverci entro il 30 di settembre, no? Io mi sono iscritta fuori tempo massimo, cioè solo perché la banca era aperta ho potuto fare il bonifico, se no non sarei probabilmente, avrei fatto una carriera totalmente diversa. Quindi io, se siete in crisi, vi capisco benissimo, alla fine dovete fare quello che vi sentite. E non credo che ci sia scelta giusta o sbagliata. Mi sentirei di enfatizzare, di cercare di creare un curriculum più internazionale possibile e di pensare che comunque il momento dell'università è il più bello della vita, ed è il più bello della vita e non torna mai, quindi cercate anche di vederla per quello che è, cioè un bellissimo momento in cui tutta questa energia mentale e anche sociale viene insieme, e sono anni molto formativi. Fate il meglio che potete e godetevi questi bellissimi momenti. Grazie, grazie davvero professoressa De Franceschi, grazie per questa bellissima intervista e buona giornata, arrivederci. Grazie mille, arrivederla.